Signor Sindaco, innanzitutto in qualità di Presidente dell'Ordine dei Biologi desidero ringraziarla per questo onore che ci ha dato di ottenere questa location prestigiosa. E a nome dei 45.000 biologi mi sento di ringraziarla. E oggi qui vede una piccola parte della nostra popolazione, i biologi nutrizionisti che sono venuti qui per fare il punto sulla situazione. E ce l'hanno con noi i nutrizionisti perché dice che siamo troppo grassi, mangiamo troppo, qui matriciana e carbonara oggi ce l'hanno distrutta totalmente, però noi possiamo anche perseguire su queste cose. E la nostra, lei diciamo con i biologi ha un contatto continuo perché la programmazione dei parchi di Roma trovi biologi, alla CEA ci sono un sacco di amici biologi, biologi non solo nutrizionisti che a Roma ce ne sono tanti, laboratori di analisi trova biologi, quindi come vede è circondato da questa categoria emergente. Come vede oggi qui abbiamo una popolazione di giovani colleghi, perché la nostra è una categoria giovane, formata dal 75% di sesso femminile, quindi stiamo molto molto attenti perché essere maschilisti qua dentro può essere un po' pericoloso. Io la ringrazio ancora una volta a nome di tutti i colleghi per l'alto onore che ci ha concesso e le cedo la parola, grazie. Grazie Presidente, benvenuti in Campidoglio, la sala protomoteca, questa storica sala del Palazzo Senatorio. Noi abbiamo la fortuna di praticare la nostra attività istituzionale dentro questi palazzi meravigliosi e quindi siamo sempre in equilibrio fra l'arte, la storia e quella che è l'attività politica. Beh, io quando sono venuto qui a fare il saluto in qualche modo sono tornato un po' indietro nella mia attività perché è inevitabile per me ricordare i 5 anni che ho fatto come Ministro dell'Agricoltura, una grande sfida di fronte a noi, che è una sfida di poter realizzare appieno questa grande attitudine che c'ha l'Italia rispetto al dato agroalimentare. Noi siamo deboli su molti aspetti, sul versante agroalimentare siamo una superpotenza mondiale, insuperabile da questo punto di vista. Il dato di fondo però qual è? E credo che sia un po' il vostro compito come biologi nutrizionisti, quello di mettere insieme quella che è la grande tradizione agricola, agroalimentare, gastronomica del nostro paese, un'enorme ricchezza che si sta diffondendo in tutto il mondo perché ormai i ristoranti italiani invadono ogni contesto, ogni realtà, con un rigore scientifico e con una capacità di saper analizzare attentamente quelle che possono essere gli apporti nutrizionali di diversi alimenti. E questo è l'elemento di congiunzione che permette di essere radicati in questa grandissima tradizione, ma di essere anche straordinariamente moderni e in grado sostanzialmente di affrontare le moderne sfide alla salute. Perché noi lo misuriamo con grande attenzione anche per quello che è la nostra attività per le mense scolastiche. Roma Capitale è il più grosso buyer dal punto di vista dei prodotti agroalimentari proprio per queste mense e tra breve, anzi è stata aperta anche una gara molto importante da questo punto di vista di cui dopo vi dirò. E noi in questa attività, cominciando da questa attività, dobbiamo diffondere, non soltanto fare le scelte giuste per quanto riguarda gli alimenti e le mense scolastiche, ma anche diffondere quella che è una cultura che deve essere fondamentale e presente già nei ragazzini, in quello che è il contatto diretto fra famiglia, scuola, istituzione e ragazzi. Superare un po' la facile scorciatoia delle merendine, del prodotto puramente industriale e cercare di valorizzare prodotti naturali che abbiano un alto valore nutritivo e che siano corretti dal punto di vista delle equilibrio delle diete. Effettivamente fa impressione il numero di ragazzi, di bambini che hanno gli effetti di obesità, che si trovano di fronte a delle distorsioni e questo rischia veramente di diventare un male sociale. Quindi questo sul versante della nutrizione è proprio evidente la connessione fra scelte di salute ed effetti sociali, perché questa realtà si sta diffondendo sempre di più. Tra l'altro mi permetto di dire che
l'alimentazione è qualcosa di profondamente connaturato nella nostra realtà, nella nostra cultura, ma in tutte le culture. La nutrizione, l'alimentazione si connette con le scelte religiose, perché tutte le religioni hanno delle regole dal punto di vista alimentare, si connette col dato culturale, si connette col dato etnico, è il rapporto con il territorio, quindi si tratta di veramente di realtà di una vastità culturale incredibile. Sta a voi il compito incanalare questo enorme patrimonio in un contesto di carattere scientifico. Dicevo del bando che abbiamo lanciato in questi giorni per le mense scolastiche di Roma, dove abbiamo fatto in termini molto rigorosi la scelta del chilometro zero, in cui sostanzialmente siamo il primo grande comune che ha fatto questo tipo di scelta, in maniera tale che tutti gli alimenti che saranno selezionati da buona parte dovranno rispondere a un contesto di territorio, debbono venire dall'agricoltura romana e laziale, proprio perché il chilometro zero, l'abbattimento degli elementi di prolungamento dal punto di vista dei trasporti, tutte quelle che possono essere meccanismi di refrigerazione, problemi logistici, vengano accorciati e si possa dare un prodotto il più possibile fresco, il più possibile connesso al territorio, per valorizzare tra l'altro l'agricoltura del territorio. E ovviamente tutte quelle che sono le scelte del menù di queste mense saranno verificate da vostri colleghi e da persone che sono legate a queste esperienze. Diceva prima il Presidente che sono tanti i luoghi, le connessioni con cui il vostro ordine si interfaccia alla nostra realtà. Io vengo adesso dal Bioparco, che è una grande istituzione, un altro contesto. Insomma, io sono consapevole che la vostra professione è una professione destinata a crescere in termini di importanza e di significato. Credo che ci siano dei problemi di riconoscimento professionale che devono essere fortemente rafforzati. Credo soprattutto che tutte le professioni, attraverso i loro ordini, debbano riuscire a non rappresentarsi come delle caste chiuse, ma a qualificare il valore professionale, l'apporto scientifico, quello che viene dalla vostra capacità professionale, qualificarlo come grande impatto sociale. Il professionista, la persona che è legata a una forte conoscenza scientifica, ha un grande dovere. Porta questa professione, questa conoscenza scientifica a essere un presidio, una difesa importante per la gente. Dipende da voi, dipende dalla vostra attività, dalla vostra capacità, dal vostro percorso, difendere la salute delle persone, evitare che queste persone vengano imbrogliate, evitare che queste persone possano avere cattivi comportamenti che poi pagheranno pesantemente, non sul momento, ma magari nel corso della loro vita. Quindi una missione importante, come quella di tante professioni, che va difesa, che va valorizzata e che va valorizzata nella loro autonomia, nella possibilità di ogni professionista di poter manifestare la verità della propria professione, la verità della propria esperienza, senza essere manipolato, senza essere condizionato, senza essere in qualche modo messo in condizione di dire signor sì a qualche potere forte. Quindi da questo punto di vista Roma vi accoglie, vi saluta e ci auguriamo veramente che questo ordine possa crescere e affermarsi sempre di più dal punto di vista economico e dal punto di vista professionale. Grazie.